Siamo a Roma in occasione di un evento, La sanità in Italia, farsi miti e vere eccellenze. In tale occasione si è parlato anche di pesticidi presenti negli alimenti. In un panel non si sa mai cosa ci fanno mangiare. E noi ne abbiamo parlato con il dottor Andrea Barella, presidente di Agrofarma. Allora, lei è un agronomo, quindi chi più di lei può saperne di questi pesticidi? Ci sono o non ci sono? Cerchiamo di sfatare un falso mito. Beh, innanzitutto sfatiamo il mito che siano pesticidi, chiamiamoli agrofarmaci, perché le piante si ammalano come gli uomini, quindi hanno bisogno di essere curate. Questi sono farmaci per l'agricoltura. Oggi cosa possiamo dire? Per sfatare il mito che ci possono essere residui sui nostri alimenti dobbiamo dire innanzitutto dare due garanzie. Una per quanto riguarda i prodotti stessi agrofarmaci, che seguono un iter registrativo molto molto rigido e scrupoloso, quindi prima di essere immessi in commercio devono soddisfare tutte quelle che sono le richieste del Ministero per poter essere registrati. Registrati significa che poi non devono, se usati correttamente, lasciare residui sugli alimenti che mangiamo. Secondo punto è sugli alimenti stessi. Cioè, grazie all'utilizzo di questi prodotti oggi noi portiamo sulle nostre tavole dei prodotti che sono sicuri, ovvero che non hanno prodotto sostanze che potrebbero essere addirittura più tossiche degli agrofarmaci stessi se non venissero utilizzate. Un dato su tutti, oggi il Ministero della Salute, le istituzioni fanno dei controlli talmente scrupolosi, mensili, testando diversi alimenti dell'ortaggi e delle frutta, che ci permettono di dire che il 99,5% degli alimenti sulle nostre tavole sono senza residui, quindi solamente lo 0,5% sono leggermente al di sopra dei residui consentiti. Pensate che in Europa la media è del 97,6%, quindi siamo addirittura molto al di sopra di questa media in termini positivi. Quindi siamo bravi e virtuosi in Italia. Senta, ma quali sono i cibi che in genere in cui trovate maggior quantità di queste sostanze? Ci sono delle categorie o dei cibi specifici? No, direi che quando parliamo dello 0,5% stiamo parlando veramente di inezie, ma i prodotti testati sono generalmente quelli che provengono dagli ortaggi e dalla frutta, ortofrutticoli in particolare. Chi è che si occupa in Italia di porre i limiti, chi è che ha deciso i limiti e chi è che si occupa poi di testare i vari alimenti? Diciamo il Ministero della Salute è quello che sovrintende tutto il percorso. Siete soddisfatti comunque della giornata di oggi e anche di quanto avete trasmesso sia specialisti che a popolazione? Beh, direi che il tema di come comunicare queste cose è fondamentale, perché purtroppo, lo dico in senso non negativo, ma l'ignoranza su certi fatti è fondamentale, bisogna dare educazione, bisogna portare a conoscenza soprattutto le nuove generazioni di cosa effettivamente facciamo e di come lo facciamo.